Ciao Ettore. Buongiorno, buonasera. Allora, dici qualcosa di te, nome, cognome, lavoro. Pochi minuti, minuto, 30 secondi. Ettore Soffientini, sono laureato in architettura, ho fatto l'architetto per un po' di anni e cerco di farlo ancora adesso, ho 44 anni. E la mia passione è il territorio, e l'ho studiato, me ne sono sempre occupato e quindi mi preoccupa molto quello che sta succedendo in Lombardia. Ok, allora raccontaci un po' il tuo curriculum da attivista, stringendolo in una sintesi breve. Curriculum da attivista, sintesi molto breve, inizia nel 2007 col V-Day, è quel momento in cui, come dire, si vede che le persone vogliono reagire a questa situazione e io in qualche modo mi appassiono a questo, al Movimento 5 Stelle che ancora non c'era, che era solo un progetto, diciamo, culturale, lo è ancora oggi, e ha preso, diciamo, questa via politica e ho seguito il movimento fin quindi dall'inizio con i gruppi di lavoro, con l'attività sul territorio, con l'attività in rete e con le liste civiche e con tantissimi banchetti e tantissime ore passate a discutere in rete e a... Soprattutto la cosa che mi interessa di più, se vogliamo, è proprio l'idea della partecipazione e di fare dei documenti partecipati, dei lavori partecipati che producano dei documenti che poi possono essere appunto rappresentazione della volontà delle persone. E credo che sia la base del Movimento 5 Stelle questa. Domande a caso tra le varie. Dunque, okay, sai che il compenso dei consiglieri è stato fissato a 2.500 euro netti. Sì. Qualcuno pensa che questa cifra si dovrebbe commisurare allo stipendio precedente della persona eletta. Tu cosa ne pensi? No, direi che così deve essere, così è stato deciso, così è per tutti. Oltretutto è anche una cifra che, insomma, abbastanza significativa, perché poi chiaramente si aggiungono poi i sostegni che ti possono dare in regione, gli uffici regionali, anche l'ufficio, il gruppo consigliare ha dei fondi a disposizione, per cui in qualche modo diciamo tutte le spese che possono derivare dall'attività pratica poi dei consiglieri sono supportate e quindi penso che sia una cosa giusta così. Ok, un'altra domanda. Dunque, cosa ne pensi rispetto alla possibilità da parte di un parlamentare, qui forse più per i parlamentari, di esercitare un'altra professione durante il mandato? Io posso dire per me, io non penso di riuscire a farlo e quindi mi sono messo nell'ottica di non farlo, di avere solo un'attività. È permesso, quindi a tutti gli effetti ogni candidato si prende la responsabilità di fronte a chi lo vota, a chi lo sceglie, di prendere la sua decisione. Io ho preso la mia, ecco. Ok, allora, abbiamo tempo, sì, per altro, sì, perché è stato brevissimo, velocissimo. Sì, allora, come ti immagini, nel caso tu sia eletto, la tua giornata tipo da consigliere regionale? Giornata lavorativa. Magari fosse così, ma non si può, perché comunque giustamente saremo anche controllati, spero. Io spero che saremo seguiti, non controllati in senso anche proprio positivo, e quindi come consiglieri seguiti man mano. È chiaro che quello che facciamo, dovendo avere un continuo feedback da parte degli attivisti, insomma della base, sarà facilmente monitorato. Quindi mi aspetto di lavorare quelle 12-15 ore al giorno, e quindi però, come dire, insieme ai cittadini che ti aiutano, queste ore moltiplicano in qualche maniera. E quindi credo che anche questo sia ancora più importante, ancora più significativo, perché non bisogna dimenticare che siamo anche qui per dimostrare che c'è un modo diverso di fare politica, perché insomma gli altri invece sostengono di no, insomma sostengono che l'unico modo è questo e invece non è vero. I risultati che hanno non sono buoni, lo vediamo tutti e insomma noi dobbiamo anche dimostrare proprio che i cittadini che si impegnano sanno fare molto meglio e con molto meno, sia di soldi, di risorse, perché la storia del movimento proprio lo dimostra, cioè quello che è stato fatto con niente.
che i primi banchetti, io mi ricordo, torniamo a da quanto sei attivista, 2007 al V-Day, all'8 settembre 2007 alle 8 del mattino in Piazza San Babila c'era già la coda di gente, anche se l'appuntamento era alle 9, e raccoglievamo le firme sulle sedie che avevamo portato. È iniziato tutto così e in buona sostanza è continuato così, e guardate i risultati, quindi che non vengano a raccontare storie. Ti candidi anche per la presidenza o solo come consigliere? Mi candido solo come consigliere. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.